mi piace subito dire bentornata Quaresima, questo tempo prezioso per la vita di ciascuno e di ciascuna di noi. E vorrei partire in questa Quaresima dalle parole che abbiamo ascoltato dal profeta Gioele, che ci ha detto così: laceratevi il cuore e non le vesti. E poi ha aggiunto: suonate il corno, proclamate un solenne digiuno. E poi ancora: ritornate a me. Ecco, la Quaresima è il tempo durante il quale dobbiamo ritornare al Signore e fare di Lui il fondamento, il centro intorno a cui deve ruotare tutta la nostra esistenza, tutta la nostra vita. San Benedetto, nella regola, diceva così: tutta la vita del monaco dovrebbe essere una grande quaresima. Tutta la vita dovrebbe, cioè, essere impegnata nella conversione. Ma in realtà, sia per i monaci, sia per i comuni cristiani, resta quasi impossibile vivere costantemente nell'esercizio di questa tensione spirituale. Dire Quaresima è dire conversione. Ecco, la conversione è la parola delle parole, è l'invito pressante di questi 40 giorni. La conversione è il filo rosso che lega tutto il tempo liturgico della Quaresima, ma io direi di più, che la conversione è il filo rosso, è il paradigma che deve sostenere tutta la vita di ciascuno di noi. Ogni giorno deve essere un giorno in cui siamo chiamati alla conversione. La conversione non è un dato acquisito, la conversione è sempre in cammino. Ma attenzione, attenzione al Gattopardo. E sì, voi direte: e che significa Gattopardo? Un grande scrittore, Tommaso de Lampedusa, scrive un romanzo dal titolo Il Gattopardo. Il romanzo termina con queste parole: tutto cambia perché tutto resti tale e quale. Attenzione alle operazioni di cosmesi o cosmetica pastorale. Noi molto spesso, sapete, interpretiamo la conversione come un'operazione di cosmetica, di trucco. È come quando pensiamo di diventare più belli truccandoci. No, la conversione non è un'operazione di cosmesi, di trucco. La conversione non può essere una operazione gattopardesca, che tutto cambia nella nostra vita perché tutto poi resta tale quale. No, la conversione è un'operazione che va alla radice della nostra esistenza. Ho scritto anche per questo tempo, Quaresima, Pasqua, ho scritto una lettera pastorale. Potete già scaricarla dal sito della diocesi, già l'ho mandata ad alcuni attraverso il sistema di WhatsApp. Il tema di quest'anno è: cambiando si impara a sperare, spunti per una resurrezione quotidiana. Sì,
Io affermo in questa mia lettera che cambiare si può, anzi si deve. E cambiando si impara a sperare. Non c'è speranza senza il cambiamento. Ma, fratelli e sorelle, ve lo dico subito. Non possiamo pretendere che sia l'altro a cambiare. Devo cambiare io. Noi spesso chiediamo la conversione, il cambiamento dell'altro, senza sapere che non sono credibile. Se io chiedo che sia l'altro a cambiare, se poi non cambio io, se non cambia la mia vita, se non cambia la mia esistenza. Però attenzione, noi dobbiamo superare la logica del mondo, perché anche nel mondo oggi si parla sempre di cambiamento, è vero? Anche nel mondo è diventato quasi una richiesta costante il cambiamento, no? Ma poi le cose restano sempre così come sono. Forse cambiano i nomi, cambiano i soggetti, ma la sostanza non cambia. Ma sapete perché? Perché la logica del mondo è la logica del potere. E il potere cerca sempre di sopravvivere a se stesso. Nella Chiesa noi non cambieremo mai se pensiamo o di fare un'operazione, come dicevo prima, gattopardesca, di trucco, oppure se pensiamo che anche nella Chiesa cambiamo se inseguiamo il potere. Io spesso nella Chiesa vedo questa tentazione. Sì, perché anche nella Chiesa io vedo molto spesso l'affermazione e la ricerca a tutti i costi del potere dell'io o dell'io del potere. Ma il potere non ci porta da nessuna parte. Nel Vangelo di Matteo si legge: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Anzi, se andiamo a leggere attentamente l'invito che leggiamo nel Vangelo di Matteo, letteralmente si dice: non convertitevi, ma voltatevi, voltatevi. Ma voltarsi verso dove? Verso chi? Verso che cosa? Noi verso che cosa ci voltiamo? Verso chi ci voltiamo? Chi sono i nostri punti di riferimento? Chi sono i nostri modelli di vita? Chi sono? Perché spesso ho l'impressione che i nostri modelli di vita li prendiamo o dai social o dalla televisione. No, quando Matteo ci dice voltatevi, noi dobbiamo voltarci verso Cristo. Per il Vangelo convertirsi, sapete che significa? Significa radicarsi in Cristo. Ripeto, per il Vangelo convertirsi significa radicarsi in Cristo, cioè fare di Cristo il fondamento, la ragione della mia vita. Per il Vangelo la conversione è voltarsi a Cristo per imparare ad essere come Lui, a pensare come Lui, a sentire come Lui, a vivere come Lui. Una grande pensatrice era una mistica francese, era anche una filosofa, si chiama Simone Weil o Simone Weil, dice così, attenzione che è un passaggio per me fondamentale: lo sradicamento è una vera e propria malattia sociale. E diceva che il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell'anima umana. Fratelli e sorelle, se noi non abbiamo una radice, se non abbiamo un radicamento, scusate, siamo come la pula che viene trasformata, che viene trasportata al vento. Siamo come le bandieruole. Scusatemi,
vi voglio parlare come sempre con grande sincerità. Il problema nostro, sapete qual è? È che noi abbiamo ridotto la conversione, il cambiamento al trasformismo, non alla riforma radicale della nostra vita. Ha ragione la Simone Weil quando dice che noi dobbiamo trovare una radice. Non a caso il suo primo libro che scrive è La prima radice. Qual è la radice della nostra vita? Il potere? Il successo? L'affermazione dell'io? Una affettività e una sessualità scomposte, perverse? Ecco perché vi dico questa sera, la conversione è radicarsi in Cristo. E sapete cosa dice questa mistica e questa pensatrice, la Weil? Dice che due sono i veleni, attenzione, due sono i veleni che determinano lo sradicamento della persona. Uno è il denaro, l'altro è l'istruzione. Il denaro? Che cos'è il denaro? Voler a tutti i costi la ricchezza come fine della propria vita, l'accumulazione, oggi diremmo capitalistica, del denaro. E il denaro diventa la nuova religione. Confratelli, stiamo attenti alla tentazione del denaro. Fratelli e sorelle laici, perché poi tutti contestiamo la ricchezza, ma tutti poi ne vogliamo tanta. E dice la Weil, la ricchezza e l'istruzione, ma lui dice, ma cos'è l'istruzione? Quando l'istruzione, dice la Weil, è la rottura tra le persone colte e le persone non colte, la massa. Siamo attenti a questi due veleni. L'istruzione come forma di potere, la rottura fra, oggi dice la rottura fra l'elite, la casta e il popolo, e il denaro. Oggi purtroppo la nuova religione si chiama capitalismo selvaggio, accumulazione del potere. Allora, scusate se mi soffermo un po' di più, convertirsi significa radicarsi in Cristo. Il problema è lo sradicamento, non avere un fondamento. Spesso noi non abbiamo un fondamento perché inseguiamo la ricchezza e una istruzione, diremmo oggi, una cultura che separa chi c'ha cultura dal popolo. Non so se è chiaro. E allora io sono convinto che la fede in Cristo, coltivata soprattutto nelle comunità o nei movimenti, come comunione generativa, è un fattore di cambiamento potentissimo. Sì, io sono convinto che la fede in Cristo genera in noi veramente, no? Un cambiamento reale, autentico, profondo. A tal proposito, voglio leggervi un passaggio molto bello di Papa Francesco. Voi sapete che Papa Francesco ogni anno per la Quaresima ci propone un suo messaggio, e quest'anno il messaggio del Papa ha questo titolo: vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. È un'affermazione presa dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20. E sapete cosa dice Papa Francesco? Anche lui riprende il tema della conversione e dice che il fondamento della conversione è il mistero pasquale. Dice così: e salutare, contemplare più a fondo il mistero pasquale, grazie al quale c'è stata donata la misericordia di Dio. L'esperienza della misericordia è possibile solo in un faccia a faccia col Signore crocifisso e risorto, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Un dialogo cuore a cuore, d'amico ad amico.
Ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. La preghiera può assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio è che essa, cioè la preghiera, scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore per convertirlo sempre più a Lui e alla Sua volontà. Papa Francesco ci conferma che la conversione è radicarsi in Cristo e voltarsi a Cristo ed essere come Cristo. Avete sentito nel Vangelo di oggi, mercoledì delle ceneri, quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Anche la preghiera può essere una forma di autoaffermazione. Anche la preghiera, e qui l'ipocrisia è grandissima, qualche volta anche la preghiera è affermazione del proprio io ed espressione della propria ipocrisia. E allora vi faccio una proposta. In questo tempo quaresimale lasciamoci condurre come Israele nel deserto. Ecco, io vi invito in questa quaresima a fare deserto, a vivere il deserto, ad italiarvi un tempo di deserto. Perché il deserto è importante? Faccio qualche affermazione sul deserto. Innanzitutto vi dico ciò che dice una grande monaca di clausura, Anna Maria Canopi, stimatissima da tutti, è una donna straordinaria, è una monaca straordinaria. C'è una grande capacità di discernimento questa donna, ormai anziana. Dice così: il deserto è la prima scelta ambientale di Dio per incontrarsi con l'uomo, rivelarsi a lui, sancire con lui il patto dell'alleanza. Ma non è il deserto un luogo fisico quanto una realtà, una dimensione interiore. È la strada della salvezza. Chi cerca Dio deve passare dal deserto. Che bello. Il deserto allora come luogo di interiorità. Direi anche, ritagliamoci un tempo di silenzio per entrare dentro di noi. Oggi non c'è più silenzio, troppi rumori anche nelle case, purtroppo anche nelle chiese ci sono troppi rumori, anche nelle chiese non c'è più silenzio. Ritagliamoci il deserto come tempo di silenzio e di interiorizzazione. Meno Facebook, meno WhatsApp, meno Instagram, meno Twitter, meno televisione, meno digitale. Più deserto, più silenzio. Un silenzio che deve permetterci di entrare dentro di noi, nella profondità di noi stessi. Apro la parentesi, quando ero parroco, sapete cosa proposi alle famiglie della mia parrocchia? Non scandalizzatevi. Dissi: andate a casa, prendete un panno scuro e mettetelo sulla televisione. Coprite la televisione per 40 giorni. Sarei tentato anche di dire: prendiamo il cellulare e almeno durante il giorno, un po' di ore, mettiamolo sotto qualche panno. Già so la vostra obiezione. Non è possibile, eccellenza. Dovrei dire: non è possibile. No, mi dispiace, non è così. Non è così. È solo una questione di scelta. Ma se io scopro oggi una cosa che mi fa molto soffrire, ve la posso dire? Che anche durante la messa qualche volta mettiamo fuori il cellulare
e andiamo a controllare che cosa si dice su Facebook. O non è così? Se mi sbaglio, correggetemi, sono contento se mi correggete. Come diceva San Giovanni Paolo II, mi corrigerete. Per favore, facciamo tacere per un po' di ore durante la giornata e riscopriamo il deserto come tempo di silenzio e di interiorizzazione. Ma perché, voi direte, dobbiamo fare questo? Lo dico subito e finisco. Sapete perché è importante fare deserto? Sapete perché? Ed è l'altro compito che vi affido. Il deserto è importante per fare verità. Fratelli e sorelle, noi viviamo il tempo della menzogna. Voi sapete più distinguere la verità dalla menzogna? Su Facebook, per esempio. Sapete distinguere la verità dalla menzogna sul digitale? O quando ci sono dei talk show, voi sapete distinguere la verità dalla menzogna? Quante volte la menzogna passa per verità e la verità per menzogna? E scusatemi, lo dico alle coppie qui presenti, ma la vita di coppia è una vita di verità? Confratelli del sacerdozio, la nostra vita è una vita di verità? Ecco, vi propongo il deserto per fare verità, anzi vi dico di più, per essere verità, per essere verità. Ha ragione Gesù, la verità vi farà liberi. Senza verità noi siamo schiavi, non siamo uomini e donne veri e autentici. E concludo con una pagina bellissima di una donna che vi farò conoscere negli esercizi spirituali che farò quest'anno come vescovo nelle tre vicarie, Etty Hillesum, il cui cammino spirituale è di una bellezza unica. Sentite cosa dice Etty Hillesum nel suo diario, e così termino la mia riflessione, la mia omelia, il mercoledì delle ceneri. Dice così, attenzione: non vedo nessun'altra soluzione, veramente non ne vedo nessun'altra che quella di raccoglierci in noi stessi. Ecco l'importanza del deserto: raccoglierci in noi stessi, attenzione, e di strappare via il nostro marciume. Che bello raccoglierci e cacciare via. Una delle prime parole che ho imparato in Calabria è il verbo cacciare. Ecco, dobbiamo cacciare il marciume. E poi aggiunge: non credo che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver fatto prima la nostra parte dentro di noi. Che bello. Sapete dove sta il marciume? Sapete dove sta la menzogna? Sapete dove sta il male? Dentro di noi. Ecco perché il deserto è importante per accoglierci e cacciare via il marciume che mi abita. E allora, fratelli e sorelle, allora, confratelli, buona esperienza di deserto, buon cammino nella verità, buona conversione, meglio, buona quaresima di conversione. Convertiti e vedi il Vangelo. Convertiti.